Io credo che quando si parla di urbanizia, quando si parla della nostra città, bisogna, se si è sindaci, azionare delle aree che spettano alla pubblica amministrazione. Quindi un piano strutturale. Prendi il microfono in mano, vai. Sono alto. Allora, scusate, io sto dicendo che quando si parla di urbanistica, si parla quindi della visione della nostra città, bisogna sapere quali sono le aree che il sindaco può utilizzare, e qua sono tantissime. È il piano strutturale della città, è il piano della mobilità generale e il piano del traffico generale. Vanno utilizzate tutte e tre e vanno saputo utilizzare. Ma ci vuole una visione generale della città. Bisogna sapere cosa si vuole della città e negli spazi della città. Noi cosa vogliamo? Vogliamo un centro commerciale naturale del Buontalenti che va costruito, va disegnato bene nella città e nel piano strutturale. Oggi purtroppo siamo eredi di un piano strutturale che blocca la città, che noi saremo costretti a fare per forza un piano operativo, altrimenti siamo ancora più bloccati su un piano strutturale che non ha una visione generale però della città, e noi tramite le varianti cercheremo subito di porre rimedio, ma siamo già allo studio per avere un'altra visione della città, cioè quindi un centro commerciale naturale del Buontalenti, un quartiere Venezia che sì, c'è la movida, ma che sarà una buona movida disciplinata, dove si potrà fare come a Milano sui Navigli, dove si potrà fare gli aperitivi, dove poi i nostri ragazzi saranno accompagnati sempre nei nostri locali per la vita notturna. Noi abbiamo una visione della città completa, dove si fa shopping all'interno della nostra città, nel mercato Buontalenti, dove si vive la nostra città la sera. Guarda, sono esempi concreti, ma è importante questo. Forse ho sempre parlato in generale, ma questo ho fatto un esempio specifico. È importante sapere cosa si vuole nei quartieri, perché oggi dai 70 anni e compreso i 5 Stelle, no, un attimo solo, si è sempre mediato, non si è mai detto cosa vogliamo nei vari quartieri della nostra città. Scusate, mi sono dilungato solo sull'urbanistica, dico una semplice cosa sulle case popolari. Se abbiamo una sola casa da dare e abbiamo un italiano e uno straniero, noi la diamo. Bravo! E questo è un senso, non è razzismo.